Eccoci, bentrovati da Canazei, siamo in compagnia di Enzo Iori, che è il proprietario dell'Hotel Rita. Bentrovato Enzo. Buongiorno, buongiorno. Allora, noi ci siamo trovati via, diciamo, internet durante il periodo del lockdown e le cose non erano proprio belle in quel momento. Adesso, passato quasi 2 mesi, mi sembra che tutto è iniziato nella maniera migliore. Sì, direi è chiaramente cambiato di nuovo molto moltissimo rispetto, appunto, ci siamo visti aprile più o meno, il periodo chiaramente si era ancora al buio, non si sapeva dove si andava. Dopo, per fortuna, si è visto che da fine maggio e con l'apertura degli spostamenti tra le regioni si è cambiato, quindi mano a mano le cose sono sempre migliorate anche sulle normative, sulle indicazioni di quello che c'era da fare. Quindi, da come si era, visto adesso c'è tanta positività, ma dai primi di giugno l'abbiamo visto, sono tornate le tante richieste, prenotazioni, difatti stiamo lavorando, abbiamo aperto già da fine giugno e siamo tornati praticamente a pieno regime già dai primi di luglio, devo dire, quindi è stato un bel sentore di fiducia da parte di tutti, di fiducia da parte dei nostri clienti in primis, perché devo dire chiaramente abbiamo tanta clientela fidelizzata, quindi sono tranquilli di venire in un posto in cui ci sono attenzioni per il problema, che chiaramente ancora c'è, però chiaramente ci sono tutte le varie precauzioni necessarie in hotel, anche fuori all'esterno. Devo dire che chiaramente adesso uscendo qui in paese, in montagna, chiaramente è tutto molto molto libero, direi, perché chiaramente si è all'aria aperta, sugli impianti di risalita o sui pullman chiaramente la mascherina è necessaria come all'interno dell'albergo, però anche noi offriamo tutti i vari servizi che abbiamo, dal mini club al wellness alla piscina, con le dovute accortezze e sicurezza per tutti. Però devo dire, stiamo cercando di offriamo una vacanza normale, direi, a tutti. Ecco. E quindi questa per quanto riguarda invece i clienti, parliamo dei clienti, e sono, mi dicevi, sono quelli degli altri anni che sono fidelizzati, avete dei nuovi arrivi, sono soprattutto italiani oppure anche dall'estero? Ma devo dire, noi principalmente lavoriamo in specie in estate quasi nella totalità con italiani, clientela italiana. Abbiamo tanta clientela fidelizzata, quindi questo è un sintomo di fiducia, di star bene in un posto, quindi veramente era già la base fondamentale. Dopo ci sono anche chiaramente dei clienti nuovi che magari hanno optato per venire qui in Val di Fassa e montagna rispetto a magari andare al mare sentendo con loro o addirittura all'estero, perché chiaramente quest'anno sicuramente molti rimarranno di più anche in Italia, e devo dire la montagna veramente ha risposto molto bene. Sì, ecco. Sì. Volevo dire, qui ci sono ampi spazi, per cui a Canazei, tutta la Val di Fassa, ognuno può sbizzarrirsi nelle escursioni, passeggiate, mountain bike, tutto quello che vuole. Però per quanto riguarda i luoghi comuni, i luoghi chiusi, c'è sempre l'obbligo, sì, come da protocollo, della mascherina. Esatto. Avete comunque dovuto ridimensionare qualche attività rispetto al passato qui all'interno della struttura, oppure no, tutto come prima? Come dicevo prima, con le dovute attenzioni, non abbiamo anche secondo i protocolli, che poi sono andati anche via via migliorando o semplificando quello che era un po' all'inizio, però vedo e riusciamo per fortuna a dare tutto come dicevo prima. Non ci sono limitazioni magari di numero di persone in piscina contemporanea o nelle saune, certo. Che bisogna essere contingentati i componenti del stesso nucleo familiare o congiunti, quindi quelle cose lì. Però dopo chiaramente, non so, a tavola si mangia liberamente, a tavola al bar senza mascherina ci si muove, bisogna avere l'accortezza, quindi ci vuole che ci sia rispetto da parte anche del cliente stesso, rispetto anche verso gli altri turisti, di mantenere e di fare queste condizioni. Il personale tutto con la mascherina praticamente sempre, perché purtroppo anche servendo i camerieri sono sempre con la mascherina, devo dire è un po' meno bello rispetto al solito, che chiaramente non riesce, certo, a vedere un sorriso o quell'attenzione che viene data anche dall'espressione del viso. Però devo dire, insomma, che noi cerchiamo sempre di dare la nostra cordialità e familiarità come sempre, e come dico, i risultati ci sono. Adesso fino ai primi di settembre abbiamo la capienza al completo, abbiamo spazi anche in hotel adeguati, in sala, al bar, perché manteniamo le distanze necessarie, quindi non si è ammassati, ma abbiamo la fortuna di avere spazi notevoli dappertutto, quindi devo dire c'è
c'è un buon lavoro e qualità di lavoro come sempre. Poi, appunto, certo. Poi appunto all'esterno noi a Val di Fassa offre veramente innumerevoli attività, quindi certo. Per le famiglie, per i single, per le coppie, per anche i più anziani. Spostamenti sportivi e non sportivi, sì, direi. C'è di tutto, perché si sale ai 2200 metri, 2300 metri e si sale praticamente, si passeggia in piano a quelle altitudini, vedendo, ammirando la Marmolada, il Pordoio, il Sassolungo, e quindi veramente c'è il massimo dell'offerta turistica, con le bici, con la ciclabile, ma c'è di tutto, e tutto è tutto aperto e come sempre. Certo, vogliamo allora dare i dati per potervi contattare? Sì, ora pensate, sul nostro sito è www.hotelrita.com, oppure anche direttamente l'email info@hotelrita.com, e unico, siamo già piuttosto bene per il proseguo dell'estate, però può essere fine stagione anche per l'inverno. Sì, no? Dopo è bellissimo anche a settembre, difatti anche col fatto che le scuole aprono il 14 settembre, io credo che si potrà far bene anche a settembre, noi siamo aperti fino al 20 settembre, quindi volentieri è un periodo anche in cui si sta meglio, c'è anche meno gente rispetto all'agosto, quindi probabilmente è anche un consiglio a chi può di venire a rilassarsi e anche a trovare un po' quella serenità che è mancata in primavera, difatti è quello che ho visto che molti hanno cercato di per venire ugualmente in vacanza, nonostante tutte queste cose, però c'era la necessità di tutti di trovare quella serenità che è stata un po' tolta dal problema che c'è stato, certo, mondiale, insomma, certo. Sì. Bene, allora un messaggio sicuramente positivo. Noi da Canazei abbiamo terminato questa conversazione, ricordatevi, Hotel Rita, Enzo Iori vi aspettano, e buona estate a tutti. Grazie, buona estate a tutti.